penserei occorresse una modulistica unica, in modo che tutti coloro che vogliono fare istanza a quella si rivolgono allegando documenti che il decreto chiede debbano essere allegati e si possa procedere. Questo per ora non c'è. Un decreto atteso per mesi e adesso che è arrivato a rallentare la corsa sempre più ad ostacoli degli obbligazionisti azzerati della vecchia Banca Etruria verso i rimborsi, ci pensa la burocrazia. Mancano infatti ad oggi i moduli per poter richiedere i rimborsi automatici forfettari dell'80% ai quali potranno accedere i risparmiatori con i seguenti requisiti: un reddito complessivo inferiore a 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Una soluzione potrebbe arrivare da Federconsumatori Arezzo, che ha già predisposto una bozza dell'istanza. Ho già mandato a Roma alla nostra associazione nazionale, la quale ha provveduto a inoltrarla agli uffici di Nicastro, il presidente delle quattro banche, per il tramite, penso, al fondo interbancario, che è il fondo che avrà poi la gestione materiale sia dei rimborsi che degli arbitrati. Probabilmente mi è stata data proprio stamani una data: il 15 di luglio ci sarà l'incontro con il fondo interbancario per definire anche queste cose. Non solo queste, perché ci sono poi alcuni aspetti del decreto che spero si possano chiarire con il fondo interbancario. Spetterà poi al fondo interbancario valutare la correttezza formale delle istanze presentate dagli obbligazionisti, ed è proprio su questa questione che l'associazione di via Montecervino solleva qualche perplessità. Il decreto dice ci voglia il documento A, B, C e D. Bene, il fondo vede se c'è il documento A, B, C e D, vede se te hai requisiti, perché con l'autocertificazione dichiari di averli, assumendotene le responsabilità, il fondo è a posto. A questo punto valuta che ci sono requisiti, valuta che ci sono documenti, formalmente la domanda è corretta, dovrebbe dare l'avvio alla liquidazione. Ma se c'è un errore formale perché mi manca un documento? Queste cose vanno chiarite, perché prendere a pretesto il fatto che c'è un errore formale nella presentazione della domanda perché manca un documento che tra l'altro non è previsto, e questo potrebbe essere motivo di esclusione della persona dal rimborso, se succedono robe di questa natura, io voglio mettere un po' le mani avanti.